Buongiorno, ci ho messo un po' a fare questo video perché ho voluto riflettere molto prima di espormi e parlare. Viviamo in un paese, l'Italia, un bellissimo paese. Al governo abbiamo una donna, la Giorgia Meloni. È a lei che mi appello in questo caso, perché chiedo a lei, da donna a donna, da mamma e mamma, da essere umano a essere umano, cosa pensa di queste cose, queste vicende che sono accadute in questi giorni, una di una gravezza così estrema che fatico proprio a parlarne, ci ho messo un sacco a parlarne perché non so neanche come parlarne. L'altra molto meno grave, però ti fa molto riflettere. La prima domanda è com'è possibile in Italia che su 7 ragazzi che hanno stuprato una ragazza, 2 vengano assolti? Perché? 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 E mi domando un'altra cosa. Se la ragazza in questione fosse stata la figlia di un politico, oggi avrebbero già cambiato la legge? A chi deve succedere una tragedia simile perché si sensibilizzano le persone e i politici? Il messaggio che viene dato è ben chiaro. Uno può sentirsi in colpa. È successo, mi sono rovinato la vita e quindi sono assolto. Il messaggio è ben chiaro qui, eh? Cioè, il messaggio è: fai quel cazzo che vuoi, perché tanto dopo basta che ti penti e vieni assolto. E questo non va bene perché ci sono delle regole. E le regole valgono per tutti, ma specialmente in questi casi, tutti e 7 in carcere a scontare la pena. Solo questo poteva succedere, non quello che sta succedendo. Da una tragedia di una gravezza che fatico a parlarne, che è quella dello stupro, passo invece a un fatto che è successo di recente ad un manager di un albergo lombardo che si è ritrovato con la figlia di 14 anni in un altro hotel italiano, grande prestigio, al buffet dove c'era una donna in costume da bagno, ricoperta di cioccolata, allestita tra i pasticcini tipo piattino, che la figlia ha visto e anche commentato: papà, ma che schifo! E vorrei chiedere questo, visto che si parla sempre del nostro paese, dell'Italia, che è meravigliosa, dei nostri alberghi, ma perché dobbiamo mettere una donna nuda su un piatto con un lingerie ricoperta di cioccolato tra i pasticcini? Cioè, quali sono questi messaggi che diamo delle donne? Cioè, la donna ha un valore, no? Allora perché non la trattiamo come tale? Mi trovo molto confusa, sono confusa dai messaggi che il nostro paese dà a noi e ai giovani. Allora, in ogni dove, in ogni televisione, in ogni programma, adesso c'è la battaglia contro la violenza alle donne. Ogni influencer, ogni personaggio sostiene. Poi però una ragazzina di 12 anni asfalta la nostra influencer digitale più famosa dicendole: ah, il tuo post non mi piace perché è troppo volgare. L'hanno cancellata da Instagram e non ha potuto fare niente, né io né la Kodak, non ha potuto fare niente per farla rientrare. Un'altra ragazzina, la figlia del manager lombardo, rimane sconvolta nel vedere una ragazza seminuda, imbrattata di cioccolata, sdraiata come un pasticcino in un albergo nel buffet e dice: papà, ma che schifo! E questa cosa, questi messaggi che danno a queste giovani ragazze, fanno pensare che sono delle giovani pensanti, che rispettano loro stesse. Allora, poi dopo però si devono confrontare con la realtà. E la realtà è che una ragazza viene stuprata da 7 ragazzi e i genitori, i social, ci sono persone che li difendono, ci sono persone che difendono questi ragazzi. Ste ragazzine oggi come fanno a sentirsi protette in un mondo così? Mi appello alla nostra Giorgia, la nostra donna in Italia. Aiutaci tu, facciamo un po' di chiarezza, facciamo delle leggi migliori, proteggiamo le nostre bambine, le nostre giovani, le nostre donne.